Ciao amici di Prepper.it, cominciamo una nuova serie dedicata ai video, sempre ovviamente incentrati sul tema del prepping e su tutti quanti i temi limitrofi e gli argomenti che ci stanno a cuore e che ci interessano. Come primo video avrei scelto di parlarvi di prepping e di survival. Molto spesso queste due cose sono confuse, sovrapposte, si pensa che siano la stessa cosa o che in realtà una includa l'altra o cose di questo genere. Allora, cerchiamo di fare un attimo di chiarezza. Non è esattamente così. Survival e prepping sono due cose sì vicine, sì limitrofe, due discipline cugine, se possiamo chiamarle così, ma sono anche abbastanza distinte e diverse fra di loro. Facciamo un accenno alla storia per capire da dove viene una e da dove viene l'altra. Il survival nasce con la fine della Seconda Guerra Mondiale, si va a crescere fino ad arrivare a quasi il suo massimo durante la guerra del Vietnam ed è una disciplina di estrazione prettamente militare. Lo scopo del survival, inteso come era all'origine, era quello di dare la possibilità, in particolare ai piloti dell'aviazione, o comunque in generale ai soldati, che si trovavano al di là delle linee nemiche, tutte le conoscenze, le competenze e tutti gli strumenti e i mezzi che gli permettessero di ritornare sani e salvi verso il loro campo base o comunque verso casa. Quindi è una disciplina di estrazione militare. Diversamente, il prepping nasce assolutamente nell'ambito civile e nasce intorno agli anni 70. Nasce durante il periodo della Guerra Fredda, quindi quando si temeva lo scontro fra le potenze dell'Unione Sovietica e degli Stati Uniti e quando c'era la forte minaccia di uno scontro nucleare. In quel periodo alcuni hanno cominciato ad attrezzarsi con quelli che erano i bunker casalinghi o altre strutture, altri sistemi che gli permettessero di superare il momento del fallout atomico, così diversa. Quindi, prima differenza colossale, l'ambito da cui nascono: ambito militare, ambito civile. La seconda differenza molto grossa è nella filosofia o nel momento in cui queste discipline mettono a frutto le conoscenze che hanno, comunque cominciano a darsi da fare. Nel caso del survival, uno impara delle tecniche, acquisisce delle abilità, impara ad utilizzare certi strumenti e vive la sua vita in maniera assolutamente normale fino al momento in cui ha la necessità di utilizzare questi strumenti. E quindi da quel momento in poi scatta il momento in cui entra in gioco il survival e da lì tutta la serie di accorgimenti, di strategie o di attività che vengono messe in atto per tornare sani e salvi a casa. Il prepping funziona in maniera leggermente diversa, ovvero è la nostra vita attuale, cioè da questo momento in avanti fino ad un possibile, speriamo di no, ipotetico evento catastrofico che va a modificarsi. Come va a modificarsi la nostra vita? Prendendo appunto in considerazione questo evento e iniziando a mettere in atto da subito delle contromisure che possano arginare l'impatto di questo evento sulla nostra vita, che possano far sì che la qualità della nostra vita dopo l'impatto di questo evento siano comunque il più alto, comunque il più sostenibile possibile, e fare in modo quindi di riuscire ad avere un vantaggio rispetto a tutte le altre persone che invece non si sono preparate e sfruttare questo vantaggio per appunto superare questo momento di difficoltà, lungo o breve che possa essere, fino al instaurare una nuova situazione di normalità e di tranquillità. Chiariti questi due aspetti, ovviamente ci sono un sacco di elementi in comune, alcune skill, alcune abilità, alcuni strumenti che vengono utilizzati, competenze in generale che si acquisiscono o cose che si è in grado di fare, sono comuni a tutti e due gli ambiti. Infatti è un po' difficile riuscire a stabilire un confine netto tra uno e l'altro e posizionarsi totalmente nell'ambito del survival o nell'ambito del prepping senza che queste due cose un attimino vengano a mescolarsi. Quindi scegliete voi quello che è la filosofia di vita che si avvicina di più al vostro modo di sentire e al vostro modo di essere, adottate le contromisure indipendentemente da quale ambito vengano, che vi fanno sentire più al sicuro, che vi danno la possibilità di migliorare le condizioni della vostra vita, la vostra indipendenza, la vostra sufficienza, e come sempre, state parati. Al prossimo video.